Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Luigi Superstar Saga più scagnozzi di Bowser. Siamo alle pendici del Monte Tiritera e stiamo salendo proprio sulla cima per recuperare il materiale che ci serve per creare dei martelli che ci permetteranno di affrontare le nuove sfide. Allora, io direi di premere intanto questo blocco qui che ci fa sgorgare l'acqua. Ok, e abbiamo altri nemici da affrontare. Devo anche potenziare il potere di Mario, quindi lo faccio subito. C'è un draghetto! Wow! Potenziato, bene, super salto schianto, che non userò per un po', mi sa, perché i nemici, bene o male, riesco a sconfiggerli, quindi magari contro un boss lo uso. Ok. Ah, perfetto. E... ah, devo passare qui dietro? Ah. Sì, c'era anche la freccia. Ah, beh, certo. Quello però ci vuole martello, mi sa, per arrivarci. Si è bloccato. Oh, vedo roba che svolazza. Devo preoccuparmi? Nice, Mario sarà di livello. Do in difesa 4, wow. C'erano diversi 4 e un solo 3 ho visto. Buono. Allora, quel coso lì sopra che svolazza non mi piace per niente. Ah, è questo? Vabbè, allora è facile, scusami. Bastava stare un po' accorti. Ok. E lì ce n'è uno che si muove molto più velocemente, eh? Ah, mi ha fregato. E Luigi anche sale di livello. Nice. Lui in velocità, diamo i punti stavolta. Un po' di velocità non penso possa far male. Ma qui invece che abbiamo? Scusa, perché mi fa fare anche questa strada? Ah, ma... ah, bene, bene. Qui che dice? Siete quasi in cima al monte. Attenzione, i mulinelli d'aria sono pericolosi. Ma devo prenderli. Ci sono, ci sono. No, qui no però. Allora, di là direttamente. Ok, bene. E poi da qui... ah, c'è la strada. No!
Eccoci qua. Mi sa che ci siamo quasi. Aha. Poi. E qui? Ah, per vedere tutto il regno di Fagiolandia? Quindi quello immagino sia il castello di Fagiolandia. Ok. Là ci dovrebbe esserci il regno dei funghi, credo. Va bene. Penso che possiamo affrontare il nemico di questo episodio, dai. Oi oi. Ah, quello dorme. Ma scusa, folli, questa è una pietra rarissima che si chiama blocco. Ma chi prende il blocco è un vero ladro. Allora, innanzitutto, buongiorno. Cosa? Il mio nome. Sono il drago lingua lunga. Cosa? Gli abitanti del villaggio sono preoccupati per me. Mi spiace. Ho trovato il principe Fagiolino e l'ho raggiunto qui. E ho scoperto questo grande uovo. È incredibile. Così me ne sono rimasto a scaldare un po' l'uovo gigante, ne sono certo. Fra poco si schiuderà e ne nascerà qualcosa. Perché questo è il destino di tutte le uova. Oh, eccolo, si sta schiudendo. Che emozione. Incredibile, sconvolgente. Questa sì che è una rarità. Eccola. Cosa? Let's go! Okidoki. Ah, ci picchia. Com'è che si chiama? Drago. Ah, drago, ok. Proprio calmino, eh. Vediamo un po'. Allora, via, ok. Wow! Ah, oh, wow! Prospettiva mi ha giocato un brutto scherzo. A, B, B, A. Bello questo! Mi piace! Ok, lo affronto però senza premere troppo sugli attacchi, fratelli. Ah, certo, devo saltarla proprio. Ma che significa? Perché salti? A che serviva salire più in alto? Vabbè, mi ricarico. E questa è fatta. Ma è principe! Un saluto a voi baffuti! Quest'uomo tutto luccicante è il principe Fagiolino! Ma cosa ti è successo?
Beh, diciamo che si è trattato di un incidente. Durante una missione segreta su strani eventi che succedono ultimamente in questo paese, mi sono imbattuto nella strega Ghignarda e nel suo assistente Sogghigno. Quando ho capito di essere in pericolo era ormai troppo tardi. Mi hanno trasformato così, rinchiudendomi poi nell'uovo. Ha rubato la voce della principessa Peach? Non mi preoccupare troppo per la principessa Peach, si riprenderà. In ogni caso, dobbiamo inseguire e catturare la strega Ghignarda. Vorrei che scendesse dalla montagna fino al castello di Fagiolandia per incontrare la regina Fagiolona. Sicuramente il prossimo obiettivo della strega Ghignarda sarà il castello di Fagiolandia. Un regalo da parte mia, con la firma di Fagiolino. Ehi tu, baffino verde, la rosa ha un buon profumo, eh? Se la mostri al castello di Fagiolandia potrai entrare. Ora devo tornare al mio lavoro. Allora, più tardi. Allora ragazzi, adesso che avete intenzione di fare, se non ricordate dove dovete andare, controllate la mappa. Ah, grazie. Va bene, non credo mi serva la mappa però, in ogni caso. Ah, oddio, questo cuore nocciole, fermati. Devo andare proprio di qua. Ehi voi, arrivate al momento giusto. Poco fa da sopra la cascata è caduto un blocco. Bene, con il blocco potremo finalmente riprodurre il martello migliore di sempre. Era da molto che non facevo martelli. Che bello! Così bello che abbiamo deciso di produrre ben due martelli speciali. Usateli, sono perfetti. Il loro potere è impareggiabile. Esatto, avete capito bene. I due martelli sono tutti vostri. Intanto, ragazzi miei, vi insegno come usare i martelli. Prima si seleziona il martello toccando il touchscreen oppure usando L o R. Poi premendo A si colpisce. Tutto qua. Per il momento può usare il martello solo chi sta davanti. Le azioni che potete fare da singoli sono chiamate azioni singole. È una regola così base che più base non si può, non dimenticatela. Con i martelli è possibile frantumare ogni cosa, anche la più resistente. Provate a rompere la pietra della stanza accanto, così potrete verificare la potenza del martello. Hammer! Hammer! Nocciola, bene. Ok, abbiamo i martelli ora, possiamo proseguire. Allora, dobbiamo arrivare a Fagiolandia, ma prima una piccola visita a dei luoghi che prima mi erano preclusi per causa del martello. Oh, guarda qua quante pietre da rompere, va. Ma queste no? Ma che fregatura, ma allora? Questi martelli possono frantumare ogni cosa, non è vero? Possiamo anche usare il martello negli scontri contro i nemici. Quindi ora l'obiettivo è di arrivare al castello di Fagiolandia. Ah, ma guarda un po'. Aha! Eh sì. Allora, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo arriverò sicuramente al castello di Fagiolandia. Vedrò di darmi da fare. Comunque sia, penso di stare bene con i livelli. Non mi sento affatto in difetto, anzi... Mi sa che sono fin troppo alto. Ad ogni modo, per questo video è tutto. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per i social. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao.